Amici di Real Team TV, questa sera siamo collegati con niente un po' di meno che Lampedusa, quindi pensate un po', da Milano a Lampedusa abbiamo 1300 km di distanza, quindi e abbiamo il piacere di ospitare appunto Pino Signorino, poeta, scrittore, buongiorno, buonasera, come vogliamo dire. Buonasera a tutti, buonasera radioascoltatori, telespettatori, non lo so come si ci vedono. Sì, fa niente, sì. Noi accettiamo tutto, dai. Ed è qui Pino per presentare due libri, Nero di Seppia e Ti scrivo una foto Lampedusa. Passo subito la linea alla nostra splendida, ormai siciliana, visto che giochi in casa questa sera, la nostra Queen, a te la parola. Buonasera direttore, grazie. Buonasera Pino, benvenuto, sono felicissima di avere noi dalla meravigliosa Lampedusa, la perla magica della nostra meravigliosa terra e anche la nostra meravigliosa provincia. Quindi gioco in casa sì, e ti ringrazio perché so peraltro che c'è stato anche un problema tecnico e tu sei riuscito ad essere con noi ugualmente, quindi grazie. Guarda, sono miracoli della tecnologia, si può dire, non lo so. Guarda, se sapessi come sono messo, ti metteresti a ridere per un giorno intero. Ho il telefonino appoggiato su un salvadanaio con un'antenna volante, non ti dico, va bene così, va bene. Beh, ma il bello di Lampedusa è anche questo, proprio essere un po' fermi nel tempo, proprio Lampedusa è magica. Esatto, adesso ne parleremo insieme perché tra l'altro appunto uno dei due libri è dedicato proprio a lei. Come diceva il nostro direttore, allora sei un uomo d'arte oltre che un giramondo, innamorato direi della cultura, un curioso, sei un pittore, sei uno scrittore, sei un poeta, detto il poeta dell'isola appunto, il poeta di Lampedusa. Quindi così mi definiscono. Un uomo d'arte, dell'arte che poi vivi in pieno in simbiosi con questa splendida isola che ti sei scelto, perché tu non sei di nascita appunto lampedusano, ma hai scelto quest'isola meravigliosa. Intanto sono lampedusano di adozione però. Intanto ti chiedo subito queste tue varie forme d'arte, perché appunto pittura, appunto abbiamo detto poeta, scrittore, ce n'è una che è più forte in te, che è stata da traino per le altre, come le coniughi queste varie sfaccettature delle tue doti? Grazie tesoro per questa disquisizione perfetta che hai fatto. Allora, io nasco in verità con la poesia e ho sempre avuto l'ho sempre fatto per diletto, qualunque cosa scrivevo l'accoppiavo a un'immagine. Era un mio modo, allora non c'erano i telefonini, quindi dovevo inventarmi un disegno, perché ora ci sono i telefonini, faccio un tramonto e scrivo qualcosa, metto il tramonto, metto qualcosa in particolare, non lo so, un gabbiano che vola, un cane che mangia, qualunque cosa. Da lì nasce il concetto mio di pittore della strada, perché poi io non ho scuola, sì, sono stato alla scuola d'arte, ma pochissimo, non l'ho completata. Però l'arte l'ho sempre avuta nel cuore, quindi dipingevo. Mia madre mi raccontava che da piccolino basta che avevo qualcosa in mano, scarabocchiavo. Quindi queste cose nascono poi in maniera spontanea, poi te le coltivi perché ti accorgi che ti danno delle emozioni particolari. Quindi, ma l'emozione più grande me la dà la poesia, non c'è dubbio. Il mio primo libro, Attori non protagonisti, è una raccolta di poesia che ho scritto tanti anni fa e che ha avuto, devo dire, un discreto successo. Okay, sì. Ora non scrivo più poesie, scrivo... No, veramente no. Io faccio entrare la poesia ovunque. Anche nel racconto, nel Nero di Seppia, ci sono un mare di poesie. È un po', diciamo, c'è un po' di poesia che si va a intercalare col racconto. È bello questo intercalarsi perché appunto ci sono entrambe le cose. Anzi, faccio subito vedere i libri di cui stiamo parlando. Appunto, Nero di Seppia, che esce per Lilith Book Editore, collana Vox Populi, e l'altro che abbiamo già annunciato, Ti scrivo una foto Lampedusa. Allora, dedichiamoci chiaramente a entrambi. Io partirei fino da Nero di Seppia. Un racconto toccante, emozionante, una storia del tutto autobiografica, perché tu racconti
una storia che è stata tua, quindi proprio in prima persona hai vissuto. Subito ti chiedo intanto com'è stato parlare emotivamente di quello che tu appunto hai vissuto, perché parliamo di amore, parliamo di una storia molto particolare. Adesso, senza spoilerare troppo, perché i nostri amici devono acquistarlo e leggerlo, parleremo a grandi linee di quello che è, però è una storia totalmente autobiografica. Quindi cosa ha significato per te scrivere un qualcosa appunto di tuo, quindi metterti a nudo, ecco? Ma guarda che questo libro nasce dalla... Sai, quando tu hai una storia, bene o male ne parli. Io ne parlavo con degli amici e dicevo che mi sarebbe piaciuto scriverla perché affinché gli altri potessero capire che il dono dell'amore è un dono grandioso, che non va sprecato, neanche se finisce male, neanche se c'è qualcosa che non va bene. L'ho sempre definito un dono, nelle mie poesie l'ho scritto sempre decantato e declamato come un dono, e quindi a un certo punto ho detto, vabbè, sai che c'è, scriviamola sta storia, affinché gli altri vedano. E ti devo dire che un grande stupore che ho proprio delle richieste ufficiali di fare interviste o meno, perché ha avuto il successo che io volevo che avesse, ma non come vendita o meno, perché anche se ti devo dire il mio editore è felicissimo perché ha richieste in continuazione, ma per il fatto che ha sortito quello che io intendevo scrivere e quello che volevo trasmettere come messaggio. Infatti mi dicono tutti questa cosa che mi rende orgoglioso, il fatto che sia finita in questo modo, però comunque dai un segno di speranza a chi legge che l'amore è questo dono grandioso. Penso di esserci riuscito, non lo so, sta ai lettori deciderlo, dona a me. Assolutamente sì, io sono d'accordo con questo pensiero. Facciamo un po' capire meglio i nostri amici a casa. Allora, chiaramente ci sono tante forme di amore, tante storie, tante diverse. Non sempre, diciamo, le storie d'amore sono, come dire, sane, per così dire, nel senso che ci fanno solo del bene, o comunque ci sono delle storie particolari. Ecco, questa è una storia particolare, perché tu comunque vivi delle situazioni particolari, capisci subito che la persona che ti sta accanto comunque viveva un problema, aveva dei problemi. Ecco, quando tu capisci questa cosa, ti trovi anche un po' consapevole e in balia di queste emozioni. Ecco, questo tu lo descrivi molto bene, secondo me, nel libro. Come hai vissuto questa cosa? Quando si capisce che una storia è, tra virgolette, malsana, se così si può dire, però si vive quell'amore così forte da renderci anche un po' impotenti, ecco. Allora, mi hanno fatto un'intervista tempo addietro e mi hanno detto, io ho risposto a una domanda ben precisa, cos'è l'amore? Io ho detto, sai, se dobbiamo parlare di amore dobbiamo quantificarlo. Allora io ti dimostro che non si può quantificare il concetto di amore, che non lo puoi quantificare. Se, allora mi dice, no, come non lo posso quantificare? Allora io dico sempre nei miei dialoghi che l'amore è una conseguenza. Cioè, quindi il concetto di conoscersi, frequentarsi, stimarsi, volersi bene, poi all'ultimo ti amo. Quando tu dici ti amo e lo dici al tuo partner, pur essendo l'amore singolo, non di coppia, ma se hai la fortuna di essere riamata, a quel punto io dico finisce tutto. Siccome ci diciamo ti amo e finisce tutto, certo, perché da quel momento, se non ci sono le azioni che determinano il concetto del grado dell'amore, tu non saprai mai quanto vale l'amore e cosa sei disposto a fare per l'amore. In questo io portai un esempio, può sembrare stupido, però non lo è. Quando io dico tu hai un figlio, sì, lo ami? Caspita, certo, quanto lo ami? E lì si bloccano perché non possono dare una definizione esatta. Io penso che l'amore sia questo, penso che l'amore non sia definibile. Penso che tu voglia fare delle cose affinché l'amore abbia luce, abbia non sia elitarista, non sia aulico, ma sia semplicemente vissuto, e non con parole ma facendo vivere l'amore. E io avevo pensato che fosse questo e avevo, pur capendo, cercato di plasmare un concetto di libertà assoluta, ma sono stato travolto
Quindi lasciamo stare poi al lettore che continui a scoprire questo travolto. Sì. Secondo me molto significativo in questo caso è anche il titolo che tu scegli, Nero di Seppia, ecco. È Lampedusa, è legato a Lampedusa. Bene, i nostri amici a casa, nel senso, perché è molto legato a quello che è la storia. Il Nero di Seppia, che è? Nero di Seppia è proprio, permettimi una libertà poetica, è proprio stupido, ma è così profondo nel suo piccolo significato che non hai neanche l'idea. E Nero di Seppia è il mio piatto preferito. Allora, se tu consideri, mi viene da dire, un concetto di piatto bellissimo, buonissimo, e visivamente quasi, io dico sempre quasi ecclesiastico, perché è poetico, no? Eppure sporca. Eppure sporca, quando tu, io dico sempre, quando vado al ristorante, datemi del tovagliolo di carta, perché ho l'angoscia a pulire le labbra con un tovagliolo di stoffa, perché lo macchio tutto ed è un problema. E quindi la bellezza è proprio del concetto visivo, ma che sporca è proprio nero, è proprio brutto, ma rimane sempre un piatto prelibato, che io vi invito, a te il direttore, a venire a mangiare a Lampedusa. Siete ospiti miei, tra l'altro. Non so se il direttore è stato a Lampedusa, ma se non c'è mai stato, deve... Non sei mai stato, direttore? No, guarda che vale anche per te. Malissimo. Guarda, adesso ne parleremo bene di Lampedusa, perché per me è un'isola... Per me è magia. Io la metto al primo posto, quindi ti capisco la tua scelta di vita. Allora, quindi, Nero di Seppia, avete capito, ragazzi, quindi un piatto... siciliano, un piatto diciamo preferito all'autore, mediterraneo, ma comunque fortemente legato a questa storia, perché la seppia comunque ti sporca, si difende, quindi è collegato. Si difende, brava, questo nero che difende, ma poi viene travolto, viene ucciso, cioè, quindi se tu pensi a questo, pensi a, sai, io sono molto, mi piace essere molto forbito quando parlo, cioè quando non è da, ripeto questa frase che la dico spesso, da elitarista, perché non lo sono mai stato e voglio rimanere sempre quello che sono, legato alla mia terra, molto verace, molto legato ai profumi, agli odori, all'amore per la terra, per tutto. Però in effetti è la verità, perché noi abbiamo, sai, quando crediamo in qualche cosa, specialmente noi che abbiamo, e tu mi puoi capire, la nostra sicilianità, giusto? È una reciprocità che è vissuta in maniera aulica, che tu adori tutto quello che noi facciamo, noi viviamo di profumi, i limoni, le arance, i mandarini. Io mi ricordo, io non posso non mangiare i mandarini e poi bruciarli, perché la scorza mi lascia un profumo a casa meraviglioso. E quindi questi odori, questi sapori mi legano anche dell'amore. Perché quando io amo, penso di amare come amo la mia terra, quindi con questo trasporto che va al di là di ogni cosa, e a cui tengo moltissimo. E infatti per la prima volta in vita mia ho scritto di Lampedusa. Adesso ne parliamo, ma quindi anche nella sofferenza comunque poi l'amore vince comunque, perché quello che conta è anche provare determinate emozioni, quello che conta è... Ma l'amore è solo sofferenza, tesoro, cioè se tu non soffri, come fai ad amare? Non vuoi amare, sarebbe troppo comodo, cioè l'amore è qualcosa che va al di là, qualcosa che deve avere delle azioni, se non ha le azioni non determini niente, non puoi determinare il concetto dell'amore, quindi la sofferenza, il pianto, quindi a me molte volte mi fanno la domanda, ma tu piangi? Caspita, ma tantissimo. E meno male che piango, quasi non fosse così. Io ho la mia famiglia lontana, quindi vivo qua per una scelta, i miei figli fortunatamente mi vengono a trovare. Ora sono impegnato in un altro libro che sarà, spero, il mio capolavoro, e poi penso di non scrivere più, dedicarmi all'isola. All'isola perché... Me l'aspettavo. E come mai una passione che ti viene così da dentro, dall'anima, tu pensi di non riuscire più a scrivere? E tu hai idea che significa scrivere? È una bella sofferenza, è un bel impegno mentale. Io sto scrivendo questo libro, guarda, ti anticipo il titolo, perché deve essere famoso. Si chiama La danza del ragno. E prova a immaginare già cosa ci deve essere dentro.
Allora, quindi non voglio più, voglio godermi il mare nella sua semplicità, voglio godermi i colori, voglio godermi gli amici, perché io poi quando scrivo non guardo l'orario. Ieri sera mi sono seduto alle 9 meno un quarto, così un quarto alle 9, ho finito stamattina alle 4, non mi rendo conto, perché poi quando scrivi, Perdi. siccome è un libro, sarà un libro di circa 200 pagine. Quindi non è una cosa semplice. No, voglio ritornare, vabbè, non lo so, poi sai, le Lo parole vedremo, sono lo vanno al vedremo. vento, poi lo vedremo. Se tu non scrivi, però grazie all'anticipazione perché siamo in attesa di questo nuovo lavoro. Però Ma adesso te lo manderò. mi sposto un attimo su appunto l'altro libro. Ti scrivo una foto. Ecco. Intanto mi fermo subito a chiederti cosa significa per te il mare, perché lo hai nominato, voglio godermi il mare. Cos'è per te il mare? Il Se dovessi. mare è il concetto, io dico una frase stupida che non lo è. È l'unico mafioso che io riconosco. Cioè l'unico di cui ho paura. E quindi bisogna sempre dare del voi, rispettarlo, non offenderlo, non ledere assolutamente la sua bellezza e assaporarlo, viverlo. Il mare è un profumo che lo indossi. E sta solo sulla tua pelle, non sta possibilmente in un'altra pelle. Il mare è colori, il mare è tutto, il mare è sale, il mare. Io ho scritto la poesia una volta, il sale della terra, ma era destinata al mare. Non puoi, non, cioè, non puoi, non puoi vivere senza pensare a questa vastità, a questa grandiosità, che non c'è ruscello che non va a sfociare nel grande oceano. Cioè, quindi noi siamo questa goccia in mezzo al mare che Dio ci ha dato grande forza di navigarlo, di conoscerlo, di rispettarlo. Perché io Certo. dico sempre, anche ai turisti, non approfittate del mare, Certo. divertitevi. Allora, quindi questo libro è una dedica d'amore a quest'isola meravigliosa. Abbiamo detto che tu hai scelto per vivere. Intanto ti chiedo cosa ti ha fatto scegliere Lampedusa? Perché a inizio intervista ho detto che tu sei un giramondo. Tu hai girato tantissimi posti, hai viaggiato, Io ho sei girato il mondo, io ho girato il mondo. appassionato proprio delle altre culture, sei comunque uno che veramente ha fatto tanti, tanti giri, però ti fermi a Lampedusa. Perché? Mi fermo a Lampedusa perché Lampedusa è stupido, Lampedusa è Lampedusa. Non è come la frase stupida quando mi hanno detto come hai fatto a smettere di fumare. Ho detto non fumando più. Non c'è una Lampedusa, in base alla prima volta in vita mia che scrivo di Lampedusa. Io non ho mai scritto di Lampedusa, non ho mai voluto scrivere perché, appunto, come il concetto dell'amore per i figli, che non puoi quantificarlo, non sapevo, dico, che devo scrivere? Non so cosa scrivere. E siccome ho avuto pressioni, se tu guardi anche sponsorizzato dal municipio, dal comune, o se questo dal comune. Perché l'hanno voluto questi miei amici, ma hanno detto: guarda, te lo finanziamo noi, scrivi di Lampedusa una volta, facci questo regalo. E io l'ho fatto perché è un regalo, io non l'ho fatto a nessuno, l'ho pubblicato io questo libro. Allora, il concetto qual è? Che dico, infatti, se tu lo leggi, io faccio una passeggiata Sì. e dico: sapete che c'è? Non so dirvi com'è Lampedusa, ve la descrivo, la declamo come so fare io, mi faccio una foto. E ve la descrivo con una poesia. E È meravigliosa poi. questa cosa che tu accosti le immagini, che tra l'altro dobbiamo dire, le fotografie sono di Alessandra Lupi, dobbiamo citare appunto, Alessandria, che è una giornalista molto famosa ed che ha è tra fatto l'altro una anche persona molto in gamba. la prefazione di Nero di Seppia, tra l'altro, Sì. che poco fa non l'abbiamo detto. E ci sono queste meravigliose fotografie in bianco e nero, scelta stilistica, secondo me anche adeguata. E appunto alla foto ci sono questi tuoi meravigliosi pensieri, poesie. Quindi è bellissimo questo accostamento. E tu fai rivivere, per quel che mi riguarda, dei luoghi magici. E invece, per chi non li ha mai visitati, fa questo meraviglioso Non tour, questo viaggio. vorrei che avesse un impatto negativo perché un'amica mi ha telefonato e mi ha detto: dai, Pino, leggendo il libro non c'è bisogno di venire a Lampedusa, che lo descrivi così bene che l'ho vissuto. Dico: no, vieni, come no? Dico: devi No, venire, devi no, 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 vederlo.
poi vanno viste con gli occhi, vanno rivissute ancora di più di presenza. Io credo che davvero tu sei riuscito invece in questo grande atto d'amore, in questa dedica, e invito tutti i nostri amici a casa a visitare questo luogo davvero magico, davvero sospeso nel tempo, oltre che un luogo dove c'è un mare, una natura incontaminata. Io il mare che ho visto a Lampedusa è qualcosa di meraviglioso, tra l'altro l'isola dei Conigli ha anche vinto come spiaggia più bella del mondo per diverse volte, quindi 3 volte consecutive, quest'anno siamo forse la quarta. Quindi insomma non è una novità che è un luogo meraviglioso, e noi ti verremo sicuramente a trovare. La sicilianità di cui parlavi, Pino, il siciliano, no? Che caratteristica ha anche connessa all'arte? Cioè, perché è inutile, non è una terra di scrittori, una terra di, insomma... La Sicilia, dunque, questa domanda non me la devi fare. Legata all'arte. La Sicilia, meglio di te, non può capirlo nessuno. La Sicilia non va descritta. La Sicilia va vista con occhi... guardando e osservandola con occhi puri, perché la Sicilia considera che abbiamo, non so quale percentuale, ma abbiamo delle bellezze che sono così profonde, così inestimabili, che c'è gente che non riesce veramente a farne a meno ritornando nell'isola. Allora, la Sicilia, io dicevo ieri sera, ero seduto al bar e si parlava di un gelato, e io dicevo: guarda che caratteristica che abbiamo noi. Noi siamo 398 comuni e siamo famosi ogni comune per un dolce. E spiegavo: noi abbiamo la cassata siciliana, se la vuoi mangiare è a Castellana Sicula, e se tu vuoi il cannolo è a Dattilo, a Trapani, se vuoi il dolce di mandorla è a Catania, eccetera eccetera, non dico il nome per non fare pubblicità. Se tu vuoi ricci di mandorla a Palma di Montechiaro, se tu vuoi delle cappelle dolci e insuperabile. Sì, ma è proprio. Allora, poi quando spesso tu lo associ con le bellezze che abbiamo noi come proprietà dell'UNESCO, io faccio una trasmissione a Lampedusa e faccio viaggi nell'arte, così mi diverte da fare la radio, e quando io dico noi abbiamo delle bellezze che sono uniche al mondo, proprietà dell'UNESCO, noi abbiamo il corridoio di mosaici più lungo del pianeta, 63 metri, a Piazza Armerina. Noi abbiamo il Duomo di Monreale che è interamente ricoperto di oro zecchino, è l'unico al mondo. Noi abbiamo i Cappuccini, noi abbiamo i Quattro Canti, e noi abbiamo la Piazza della Vergogna, che è unica, con le Ama. Cioè abbiamo, abbiamo la Valle dei Templi, che è l'unico tempio ricostruito interamente con pietre di tufo. Cioè, gli altri non ce l'hanno. Noi abbiamo un museo che è il secondo d'Europa, cioè, capisci? Non abbiamo la Sicilia, non puoi identificare la Sicilia. Io quando parlo della Sicilia mi fanno domande e dico: sì, sapete cos'è la Sicilia? E voi non lo capirete mai, le arance e i limoni. E quando io dico questo, dico l'odore di zagara, l'odore della bellezza della donna, e tu lo rappresenti con che cosa? Con il fiore dell'arancia, cioè non lo rappresenti con un'altra cosa. E questo sicuramente ha influito sul mondo poi dell'arte, che vabbè, chiaramente in pieno proprio rappresentato, no? Senti Pino, qual è il tuo luogo del cuore a Lampedusa? Proprio se devi dirne uno, dai. Una sola, c'è una sola, ma è il mio luogo che non vado mai, devi sapere, perché mi emoziono, è Calacreta. Perché 45 anni, quando io arrivai a Lampedusa, il primo bagno lo feci a Calacreta. Poi Lampedusa io la amo dal mare, ce l'amo prima da terra e poi dal mare. Però, sai, io per esempio non sono amante della spiaggia, quindi quando gli altri entrano, che incominciano a entrare fra un poco, le 5 e mezzo, le 6 incominciano a entrare, 17, 18 massimo rientrano, io esco con la barca. Esco e mi godo il silenzio dei gabbiani, mi godo il silenzio delle starne, perché ci sono i passaggi. Me ne vado, ecco, lì dove è alla Tabaccara, dove abbiamo la grande piscina naturale che è un paradiso terrestre. Guardami, quelli stai dei posti che mi stai facendo venire una nostalgia che non immagini. Ma vieni. Verrò sicuramente, perché è il mio luogo del cuore mio, di mio marito.
marito, tra l'altro. Quindi noi diciamo sempre che il nostro viaggio di nozze l'abbiamo fatto a Lampedusa, che poi l'abbiamo fatto dopo in Grecia, ma è stato Lampedusa quello vero. Quindi, sì, ma, tu sai che, ma sai che mi devi portare però? Certo, certo, senza ombra di dubbio. Verrà, verrà sicuramente. Me l'ha promesso. Certo, lo farà perché anche lei la ama tantissimo. Senti Pino, io ti faccio tantissimi complimenti, davvero, per tutto grazie. Quello che fai. Rimaniamo in attesa del tuo nuovo lavoro, mi raccomando, poi dacci notizia. Intanto ricordo ai nostri amici a casa, Nero di Seppia per Limit Book Editore, collana Vox Populi, e ti scrivo una foto Lampedusa. Due storie totalmente diverse, dove però l'amore è un po' il collante di tutto, se dobbiamo dire. Vince solo l'amore, in tutto e per tutto. Io vi ringrazio, ringrazio il direttore da parte mia, spero di rivedervi, se così si può dire, col nuovo libro, ti manderò una copia e poi ne parleremo con calma. Verrà sicuramente anche il direttore a Lampedusa, vedrai che giuro. Verrà. Dici che direttore è ospite mio, quando mi dà questo piacere basta avvisarmi, non ci sono problemi. Enorme cuore e ospitalità dei siciliani, questo lo voglio sottolineare perché è un dato di fatto. Per Realteam TV, Pino Signorino, grazie Pino, alla prossima. Ciao, un bacio, grazie a voi. Ciao, ciao, grazie.